bel cappello. Odio sta musica. No, il gas non lo batto. Non serve. E quella la guardi all'inizio. Sì. Ciao, io Loenix. Man, sto Paper Mario è troppo paper, guarda che schifo. Pienamente Io ho d'accordo. preso Paper Mario per giocare a un RPG, non a un gioco con la carta. Sembra che c'è una scheggia di qua, no? Ah sì, ok. Quel che ho detto anch'io. Fuck Paper Mario. In fatto di musica questo è inferiore al primo. È vero? Wow! Le musiche dei boss sono comunque awesome, ma per il resto è inferiore. Ah, Fiorella, Argurg. Bene. Siamo a Petaloborgos. Siamo a Petal Stuff. Petalipoli. Pollipoli. Pollipoli non è la città a sud di Paperopoli. Elvis. Cupamela! Sul Syndic. Ciao Goryuki. In catena Bucaneve. Io opterei per imbalsamarlo. È ancora meglio. Fa Claymail! Come in real life le lascio accumulare un po' e poi le leggo. E chi è sto sfigato di un cupo? Perché è inglese? Perché ce l'avevo già il file. Quindi tanto vale. Tipo di 2 anni fa. Marzio, come ti chiama la madre dei fuffini? E il sindaco ti chiama Mauro. Perfect! Visto, ho Simone. manipolato l'RNG per far cadere l'albero su quel Goomba. È quello l'importante. Farmi uscire fuori di testa? O non farmi uscire fuori Non di farti testa? uscire fuori di testa. Se non volete usare i blocchi Pavo, potete batterli con i contrattacchi se siete tirchi. La prossima porta c'è il quiz, sì. Dopo le palle spine.
roba in ogni singolo cespuglio, ma... Wow, ne me ne danno fin troppi di blocchi pa. Hey guys. Quasi a livello 2. Visto che ho un blocco power in più, penso che sbaglio il quiz. Così affronti i teschioliti. Aspetta, tu vuoi... non vuoi affrontare il tizio all'inizio, però i teschioliti sono a posto. Perché li posso aggiungere... No, li posso già aggiungere all'enciclopedia. Prima ancora di andare nel secondo livello. Dipende dalla TV che hai tu. Io ho una bella TV. Io ho una brutta TV. Cosa c'entra la TV se ci giochiamo sul PC? Dico rispetto magari al monitor del computer che è meglio per qualche motivo, ma la mia televisione boh, è cazzissima. Solo che non posso usare il monitor per giocare perché non ho le casse incorporate e io non ho delle... Ok, Andy, resta il fatto che la maggior parte della gente lo usa per non comprare i giochi. Allora, prendiamo te. Se non prendo un abito di un pacco per il tech, al massimo ogni personaggio dovrebbe girare con qualcosa che gli copre gli occhi. Puffa! Non so, magari farò ancora 10 PV, 10 PF, non lo so. Vediamo un po' come... Multisalto, I love it. Vedi, è qua che c'è sole e luna. Tu, burn fuckers. Esatto, da nemici che stordiscono a nemici storditi. Nel peggiore dei modi. Un Pokémon stordino, c'è già, si chiama Primeape. Stordino dorato. Beh, se lo fai davvero dovrò farti i complimenti, perché da quel che ho sentito ieri tutti lo prenderanno tipo il 14 hackerando la console. Cioè, non tutti, ma... tipo, tutto YouTube sta facendo a gara, no? Io ce l'ho prima. Parlare di una persona a letto. No, ma io immagino che tutto YouTube farà a gara. Immaginavo che tu immaginavi. No, ma... perché non dovrebbero? Non è neanche... non è un insulto, è tipo... è così, se la vi... Per adatto?
A quanto pare se ti manca il primo ti mancano tutti. Perché di solito fanno tipo 5 attacchi. Quasi tutti, dai. Ma non è questione... Non pensano mica in maniera così complicata. È più... Gioco gratis, ok. È meglio prendere il gioco gratis che pagarlo, tutto qua. Ehi, c'è Cupostino. Perché fare la spesa gratis è meglio, però solo che qua non lo puoi fare perché è illegale. Non capisco perché dovrebbero essere i cinesi a leccare Pokémon. Ops. E non... qualcuno che lo sta sviluppando. Che senso ha? Perché gli danno roba da tradurre? Ah. Vabbè, Andy, perché ti arrabbi dei leak se vai a vederli? Tutto leak prima o poi. Quasi tutto. A parte l'NX, a quanto pare. Dà un sacco di fastidio che lo spoiler più grande che mi sono fatto di Pokémon finora sono stati due dei tre starter. E me lo sono fatto perché sono passato di fianco a un edicolo ambulante. Ti ho già chiesto scusa, Jerak. Ho saluto l'occhio su una rivista. No, no, quello non era un problema. Non ho detto che c'entri tu. Io avevo messo Rowlet come avatar perché mi piaceva tantissimo. Io ho capito subito che... E io ho detto a Jerak che era la mascotte di un anime. Ma quando? Chi ci crede? Magari ci avresti creduto. Per un po' non c'hai creduto, tipo un attimino. Ci ho creduto per comodità, ma in fondo sospettavo che sarebbe stata la fine dello stadio. Ci ho creduto perché non me l'aspettavo da te una cosa del genere. Come hai potuto, Leto, farmi questo? Mi piace così tanto, Raul. Ok, X? Vabbè, intanto okay. Alla fine l'ho scoperto comunque. Mi sarei arrabbiato di più se... fossi arrivato a prendere il gioco e l'avessi scoperto lì. Invece qua mi sono fatto spoiler in un altro modo, quindi anche se non l'avessi in struttura l'avrei scoperto prima del tempo. Abbiamo spoilerato anche altri due un Pokémon e mezzo. Perché mi appaiono video di fianco. Mi ricordo, ho dovuto guardare un'intera parte di Skyward Sword a schermo intero perché c'era uno spoiler di Pokémon nei video consigliati. Boh, puoi anche allargarla, no? In maniera che i primi video consigliati scompaiano. Ora, non mi ricordo, serve Mini Yoshi per la cosa qui sotto? Ah no. Ok, vieni. Vieni, paratrupa, vieni. Colpiscimi. Ok. Ma sto usando un controller. Scherzi, giocare al portale con la tastiera. No, è che hanno deciso di fare 0 Pokémon nuovi ultimamente, quindi... tanto vale avere almeno l'effetto sorpresa. Fa piacere che non lagga anche con tutto sto casino. Un pochino. Usare questo. Tu sai cosa? Spoiler. Io spero che sia chiaro. Spoiler. È una delle cose che purtroppo mi è stata rivelata. Una alternative evolution. Non proprio.
Yes, countera tutto, zio. Tre, non basta questo. Ma ci arriviamo vicini. Ah no, basta, voilà. Vabbè, se sono 90 o più sarebbe abbastanza figo. Non destro. Whatever. Direzioni. How do they work? Ok, salto più difficile del gioco. Ci ho provato. Ok, i suoni aiutano. what am I doing? Niente, I'm stupid. Non cosa c'è la chiave. Facendo? No, ho ancora sbagliato, credo. No, non ho sbagliato, devo salire di qua. Credo, forse. Beh, vediamo cosa c'è qui sopra. No, no, devo andare di qua. C'è una scheggia anche qui. Non devi premere il pulsante, Leto. Dopo, devo prendere la scheggia prima. Ok, ora premo il pulsante. Mi sono spoilerato tipo una decina di Pokémon nuovi. Facciamo 5, visto che so i leggendari e i 3 starter. Che poi mi sono spoilerato, sembra che l'ho fatto io di proposito. Io credo di aver spoilerato, mi sia essere spoilerato un Pokémon nuovo. E... Mi sono già dimenticato come era fatto. E una forma? Beh, Zygarde. Ma si era già visto tante volte Zygarde al 100%. E c'è una meccanica di cui so il nome, ma non so cos'è. What am I doing? Whatever. Fuck. Zygarde Megazord. Megazord. Sì, Megazord. Megazord. La forma al 100%, 200% cosa puoi. 100%. Beh, visto che Pokémon è anche un anime, ci sarà la forma al 200%, no? La regione di Alola è Zygarde al 200%. Zygarde sommerso. I think. Di qua che si va, no? Dai che si va a Viridian City. Viridian Cheating? Viridian Cheating? È quello che fa Giovanni, il Viridian Cheating. Ok. Giovanni. Vediamo di non fare game over, ok guys? A me non mi piace andare a Viridian Cheating. Sì che giocherò solo l'una in streaming. Giocheremo tutti in streaming? No, non è vero. Io non ho... Ho giocato X in streaming, tipo il mio streaming preferito. Non so se è piaciuto alla chat, ma a me è piaciuto. Prendi per esempio lo zucchero filato. Fuck that! Swirlix? Sì, è abbastanza brutterello. Soprattutto la sua Evo. Vabbè, c'era Howlucia che era figo. Howlucia la sua esistenza. Avrei voluto vedere Lethal che reagiva all'evoluzione di Tepig ai tempi. Non avrei reagito in chissà che modo, perché io mi sono spoilerato tutta la quinta prima che uscisse. Tipo, seguivo Serebi ogni giorno e quando ha rivelato il Pokédex sono andato a vederlo tutto. Quindi non c'erano grandi sorprese nella quinta, per me. L'unica vera sorpresa è stata quella forma alternativa di Darman Naitan. E ora? Sì, ti sento.
Pokémon più carino della sesta è Amaura. Ed è anche il mio preferito. Mi pare che è uno dei pochi che ha due debolezze 4x4. I don't care. È troppo carino. Beh, c'è chi piacciono i brontosauri e c'è chi piacciono i T-Rex. Ah, non è Panda. È Guriuki. Shit. Probopass. Ma guardalo negli occhi, Probopass. Non fa tenerezza. No. Come no? Dipende. Beh, Gloom è brutto. Non penso che nessuno trova Gloom carino. A parte, boh, Erika. Sexy time! Arrivo subito. Io l'ho usato, poi ho realizzato che fa schifo. Non è vero. E da adesso uso un Ampharos con meno. Con Sudowoodo, così posso avere... Con Sudowoodo che gli copia meno con gioco di ruolo. Così posso avere l'attacco speciale boostato senza essere un drago lento e puzzoso. Ok, Mario. Ti chiederò di andare dritto, fallo per me. Andiamo piano. Per me i miei preferiti rimarranno sempre... Erano, sì, Scyther, Zekrom e Zapdos. Stai cercando di dire che vorresti essere un lucertolo, Lato? No. Io se fossi un animale vorrei essere un riccio. Di mare? No, un riccio. O una tigre bianca. Io voglio essere un lupo perché sono un edgelord. Voglio essere un lupo delle... Uno dei di ghiaccio, un lupo bianco. Che edgelord. Che edgelord. Tu invece, dalla mia avatar avrei capito cosa vorrei essere. Vabbè, se Prezzemolo. Fossi un vero... Se fossi un Prezzemolo. Vero... Il drago. Sì, è scientifico, l'hanno provato, quindi ho ragione io. Sì, hanno messo tipo un palloncino gonfio su un sacco di chiodi con un barattolo pesante e non si bucava. Mi manca lo spin. Non so neanche perché l'ha messo in Paper Mario. Da dove viene? Perché c'è? Boh, per dare un'utilità al pulsante Z? Forse. La metto alla tessera delle rane per Crimilde o no? Faccio un po' di pro gaming. Vabbè, ci provo. Vediamo come va. È il primo boss, ma è anche il più difficile. È il più difficile paragonato al momento del gioco in cui sei. Rar! Gioco in inglese perché è la versione speedrunning più veloce. Ok. Qui mi pare che Crimilde è un maschio. Una versione americana. Ah, sì? Sì. Come mai? Che brutto. Non ha scopo, vabbè. Anzi, sono tutti maschi. Invece nell'italiana solo Fosco è maschio. Sì, esatto. E Ossandra, boh, è femmina, ma boh, è uno scheletro. Quindi
Lo uso dopo il coso. Facciamo un power smash. Ah, bene. Il Lucky mi sta già aiutando. Vieni, Coops. Coops a Coops. Coopa mela. Coopatela. Dopo, magari. Ci penserò su. Coopatene un paio. Ah, fuck, mi sono scordato. Vabbè, faccio il prossimo turno. Mi ricordo che una volta, mentre facevo la battaglia con Crimilde, c'era Luigi tra il pubblico. Diamine, avevo l'inventario avevo l'inventario pieno e non mi ha lanciato un ultrafungo. Luigi è sempre un asshole. Ha un fungo SOS, quindi anche se Cupi Cupi muore non fa niente. Sì, però lo ruba a te. Ma non fa niente, io non muoio. In teoria. Woo! The best. Do Cupario? 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 Cupardo. Signore. Vabbè, stessa roba. Da Gumbario a Cupario. Passi avanti. Il canterone. Anche i versi, i gemiti che fa Mario sono più profondi, visto che ha il Gigagurt. Man, non guardate, togliete i bambini dallo stream. È troppo cruenta sta scena. Non usate i suoi piedi. Ah no, ok. No. No, bella, quella non è così cruenta, dai. No, perché in teoria sono ancora nella sua bocca. Oh, non ho più PF! Damn it! Vabbè. Oh, adesso che sono nel timing, Crimilde, I'm sorry, you suck. Però in teoria non li libero. Cosa? I Toad, se non salto sulla faccia di Crimilde. Se salti sulla sua testa, le escono i Toad dalla bocca, ma se le colpisci il piede, no. In pratica li condanni a restare nel suo stomaco. Quindi everyone is dead. Oh, il doppio B sulla fiammata. Did you like it? L'ho già fatto una volta prima, non hai visto? Ma l'unica cosa che sto vedendo è che stai usando mazzapicchio. Sì. E è l'unica cosa importante del mondo. Pro gaming. Boh, è pro. Sto gioco è facile, quindi non so se è pro schivare così le fiammate di Crimilde. Beh, dai. Pretty pro, kinda pro. Quindi starei sempre a 10 punti vita. Non lo so, forse. Costruiscono un villaggio dentro Crimilde. Beh, il padre di Crimilde sono 10 anni che mangia i Koopa che si mangia Crimilde per sopravvivere. Cannibale.
Non esiste il cannibalismo tra le tartarughe? Boh, gli animali non si fanno così tanti problemi, penso, a mangiarsi a vicenda. O a farsi i propri fratelli. Non ha gli occhi chiusi, Cupericle. È che se li è cavati perché non vuole vedere le facce dei Koopa quando li mangia.